Buon pomeriggio, anzi buonasera, sono quasi le 19, si sta bene, adesso è fresco, abbiamo fatto un piccolo giretto. Allora, ecco la preparazione al tutorial. Questo tutorial sarà suddiviso in più step. Non so ancora quanto, perché non lo so mai quanto mi dilungo quando comincio a chiacchierare. Ecco, vorrei affrontare la questione, progetti, spiegazioni. Ecco, in un modo diverso, un po', diciamo come affronto le lezioni, soprattutto se si parte dalla realizzazione di un manufatto che già esiste e quindi prima di procedere alla replica da parte della persona che ancora non lo ha realizzato, eseguo una lettura del pezzo, individuando i punti, i passaggi, dando loro appunto un nome e nello step successivo tutto ciò verrà disegnato in modo da avere già una visione, proprio una visione, vedete, una visione, ecco, non si camminerà così nel buio, ecco, non andremo tentoni, cercheremo di capire anzitempo in modo da aiutare nella memorizzazione di quello che si andrà poi a fare e stancarsi il meno possibile. Ecco, da essere più autonomi, di avere ben chiaro in mente quello che c'è da fare. Cosa ho preparato? Ho preparato il capo già eseguito, realizzato con il linette grigio melange delle Lollocrea, poi il campione che ho eseguito con un calibro maggiore di quello utilizzato nel pezzo finito. Quindi il pezzo finito l'ho realizzato con l'uncinetto del numero 3, tenendomi l'asca e possibilmente più regolare possibile con la tensione, in modo da arrivare ad uno spazio da uncinetto numero 4. Perché? Perché mi aiuta nella gestione del lino, che è un filato diverso dai consueti, insomma. Diciamo diversa dalla lana, quasi tutta la lana, diversa dalle varie torsioni, perché non solo perché in questo caso lavoriamo con un filo sottile, con un filato sottile, no, no, perché il lino ha una sua consistenza, un po' come la canapa, hanno certe consistenze che chiedono movimenti più larghi nella gestione, in modo da non trovarci in difficoltà, visto che non sono filati elastici come la è la lana, come lo è certo cotone torto, insomma torto abbastanza, e quindi intanto è un esercizio per avvicinarci alla pratica della gestione della tensione, perché è un qualcosa che non è meccanica, non è meccanico il fatto di o istintivo di regolare la tensione a seconda del filato che abbiamo tra le mani. E perché ci sono tra l'altro dei punti, dei motivi che richiedono proprio il controllo della tensione per eseguirli nel miglior modo possibile. Vedi appunto i punti puff dove abbiamo una serie di gettati che niente ci dà la dimensione della lunghezza, ecco, dobbiamo fare l'occhio e la mano e questo è un buon esercizio per trovarci a nostro agio maggiormente nella lavorazione di quasi tutti i lini, ecco, diciamo, utilizzare un calibro minore rispetto a quello che useremo, ma regolando la nostra gestualità. E la differenza che notiamo, a parte che il linette sottostante con questa sua variegatura un po' confonde la vista, abbiamo un capo con una consistenza diversa. Nello spazio il linette diventa più duttile, diventa più morbido. Vero è che anche con l'indossarlo diventa più morbido il lino perché è una fibra altamente igroscopica e quindi assorbe sia il nostro sudore che l'umidità presente nell'aria e si ammorbidisce. Quando
quando evapora tutto ciò, ritorna alle sue dimensioni originali e riprende quell'aspetto un po' più secco, un po' più asciutto. Eccolo qua. Allora, quando parlavo di un movimento quasi gotico, tolgo questo da sotto, se no ci confonde la vista. Ecco, mi metto qua. Vedete questi spazi? Noi abbiamo una tridimensionalità, abbiamo quasi degli scalini di riga in riga, dal momento che, non, che stiamo lavorando in giri di andata e di ritorno, sappiamo che il nostro manufatto ad uncinetto avrà un aspetto diverso rispetto a quando si lavora torno torno e quindi sempre con la stessa facciata verso di noi. Un giro, ecco, vedete. Quello che io vorrei far osservare è questo movimento dei fili. Il linetto è un filato non ritorto, non sembra, vedete, perché ci rimane bello compattino, non vediamo dei fili allo sbando. Una volta lavorato, però, cosa succede? Che loro si aprono, si dividono. Questo rende ancora più affascinante, secondo me, il nostro capo, perché i filati che sono naturalmente melangiati. Mi sono volati quasi in testa tre uccelletti, loro non sanno cosa rischiano con l'oreste nei pressi. Vedete come si allargano, come si dispongono quasi in diagonale. Guardate questi movimenti qua. Cosa succede? Io lo dico che lo definisco così: diventa un crochet meno casalingo. Perché di solito il crochet tendiamo a farlo bello compattino per le nostre cose di casa, no? Le presine, i bordini, i pizzi, certi pizzi, no? Tipo il filè richiede una certa consistenza e una certa, diciamo, un certo rapporto tra i vuoti e i pieni dei punti. In questo caso, invece, noi possiamo contare, grazie a questa consistenza, sul fatto che i nostri punti rimarranno aperti. Questo ci donerà un effetto merletto con pochissima fatica. I merletti sono questi punti decorativi con tante volute dove era richiesta una certa rigidità che poi veniva accentuata non solo dopo la tensione, dopo la torsione del filato che doveva essere di una qualità migliore, bello compattino, bello lucido, poi dall'apprettatura. Qui non c'è proprio bisogno di appretto, certo, non ha la consistenza di un capo apprettato, però guardate come rimane bello, ecco, come rimangono ben stesi. Allora, questo tipo di risultato, questo risultato noi lo possiamo abbinare a dei capi d'abbigliamento, anche dei copriveste. Cioè, a me piace molto in estate, ecco, diventa più decorativo, ecco. Diciamo che ci camuffa certe trasparenze, ma ci sono tanti vestitini, non so se ricordate quello che ho mostrato il lino ieri, mi pare, o ieri l'altro, già mi sono persa. Ecco. E su questi vestiti molto così, che non hanno niente, diciamo, fatti a sacchetto, poi quello c'è anche troppa di stoffa. Ecco, una blusa, una casacca, un qualcosa che poi si vada anche a aprire sempre sempre di più, dove noi giochiamo con i punti d'uncinetto, doniamo un tocco romantico anche, certo, perché è una brutta parola, eh? Ecco, al nostro vestire. Possiamo realizzarlo anche per delle piccole tende. Tendaggi di grandi dimensioni tendono poi nel tempo a spiombare verso il basso, quindi non saprei garantire quale risultato. Potrebbe essere comunque gradevole, se magari, anche lì, considerando poi il punto che noi andiamo a realizzare, il motivo, se il nostro tendaggio, magari sovrapposto a qualche altro telo, vuoi di cotone, vuoi di lino, pesante, leggero, un voile, ecco,
questo lasciar cadere la tenda sul pavimento con movimenti anche abbondanti, con un bel panneggio abbondante, ecco, potrebbe essere qualcosa di gradevole, magari da godersi solo in estate. E cambiare le tende di stagione in stagione aiuta anche, secondo me, a viverle meglio, ecco, a rimanere un po' più centrati su quello che ci aspetta fuori e a crearci dentro a un ambiente più sereno, più in sintonia con la natura. Allora, questo pezzo. Qui entra in gioco il gusto, a volte anche la necessità di far durare un po' di più un materiale, lavorarlo con i calibri più larghi ce lo fa rendere un po' di più, diciamo, ci fa raggiungere delle dimensioni un po' prima, ecco. E poi dipende dalla gradevolezza anche, se preferiamo un capo. Sì, trasparente ovviamente, questo bel effetto pizzo, ma con la sua consistenza, oppure lo desideriamo ancora più etereo. Anche per quanto riguarda la biancheria da casa o i, diciamo, questi accessori decorativi, quindi centrotavola, coprivassoi, sottotazze, sottobicchieri, possono avere, li possiamo realizzare sia in modo molto fitto che anche così, ecco, semplicemente perché ci va, di giocare con le cose fatte da noi e di, preservare magari la superficie sottostante. Oppure di metterla proprio anche in risalto, perché un merletto così aperto mette in risalto la base sopra la quale noi la mettiamo, vuoi che sia un vassoio, vuoi che sia un tavolo in marmo, vuoi che sia un bel legno, un legno vecchio, un legno nuovo. L'oggettino, non so, già fa sorridere a me, eh. Poi c'è gente che non sopporta, sono persone che non sopportano manco le presine e quindi. Ci sta, insomma, una questione di gusti, però non c'è una vera e propria regola se non quella data dall'uso che ne vogliamo fare. Ecco, una presina così forata, anche se la realizziamo in lana, che è sempre meglio realizzarle in lana le presine perché ci isola maggiormente dal calore della pentola, del manico, di quello che dobbiamo andare a prendere proteggendoci dal fuoco, dal focolare. Ecco, diciamo che una presina così traforata. Non serve proprio a niente, ecco, magari solo a farci scivolare la padella, se è una padella dalle mani, ecco, però una tovaglietta che gli fa, un bordo su una tela, una tenda che è solo così, un vezzo, ecco, tanto perché ci piace la trasparenza, come accade a me per questa finestra che vorrei dedicarle una tenda, ancora non l'ho fatta, ma una tenda che sia solo un ghirogoro di filo, perché io amo guardare fuori dalle finestre e non ho necessità di schermarla, anche se da su strada, diciamo che difficilmente, sì, d'inverno col buio si nota di più quello che accade dentro, si vede la nostra scala che porta dal piano sottostante a quello superiore, ma ecco, diciamo che poi abbasso anche la tapparella, la bisogna, ecco, no, non voglio stentirmi, soffocare, ho bisogno di guardare fuori. Certo che amo e adoro anche la mia vita privata, la mia privacy, che sembra così svenduta, adesso la privacy non ha più un senso, invece per me ce l'ha. Allora, adesso passo alla lettura dei primi giri del pezzo già eseguito. Poi lo disegneremo insieme i punti, non è complicato in questo caso realizzare graficamente, proprio dei disegni basici, perché di che cosa si tratta. Graficamente è veramente quasi banale, insomma, farselo da sé uno schema in questo caso, perché non abbiamo dei punti elaborati, lavoreremo con catenelle,
mezze maglie basse, maglie alte. Adesso non mi viene in mente niente. E basta, non abbiamo proprio altro. Abbiamo delle catenelle, delle maglie alte, delle mezze maglie basse in chiusura. E come rifinitura avremo poi il picot e la mezza maglia bassa, tutto lì. Quindi è proprio semplicino semplicino. Si tratta solo di memorizzare poco, poi ci potremo rilassare, perché è il lavoro stesso che ci dirà quello che dobbiamo fare. Una volta capita com'è la sequenza dei punti, dove ci troviamo, a un certo punto si lavora proprio perdendoci nei pensieri, oppure ascoltando una bella musica, poi si perde, ci arriva il momento di pensiamo di aver perduto il segno, guardiamo dove siamo e si prosegue, non c'è nessuna difficoltà veramente. È adattissimo anche a chi è alle prime armi, è un modo per imparare a riconoscere i punti, è un modo anche per imparare a diciamo a realizzarsi da sé quanto magari non troviamo che se non con spiegoni, ecco. Quindi farsi da sé piccole sezioni di schemi anche per ricordarci quello che dobbiamo fare, oppure come individuare quel momento, ricordarci un punto un po' più ostile. Noi metteremo in risalto graficamente neanche tutto il pezzo, scusate l'avevo spostato, ma metteremo in risalto cosa viene ai lati, cosa avviene nel centro e qual è il motivo che si ripete, tutto lì. Adesso cominciamo con mettere sulle gambe l'altro pezzo, perché è di più facile lettura essendo più lavorato più fittamente. Noi poi invece lo eseguiremo assieme, almeno io con voi, con il linette verde. Ecco, questa è la luce, è il momento della giornata dove i colori si vedono molto meglio e sono più fedeli. Ecco, questo è un verde quasi erba, è un pochino più meno brillante di come lo vedete, come verde, meno acceso, un po' più mat, ma di poco, è un verde che dona veramente tanto. Allora, non tutti amano certi colori vicino al viso, vuoi perché non si riconoscono con quel colore, magari hanno altri colori personali che non vanno molto dietro al colore scelto, però è un colore che si ama. Allora io ricordo che vicino al volto possiamo aggiungere un colore più donante e in sintonia con quello che abbiamo scelto. In questo caso potremmo realizzare la prima parte del nostro scialle, un bel pezzo, perché questo è uno scialle dove il triangolo cresce per diagonali, anche questa è la particolarità, che sono negli scialli a crochet i miei preferiti, quelli che crescono diagonale, perché mi danno un triangolo con il lato lungo, ben lungo, e un'altezza che cresce non eccessivamente, ecco, che diventa più largo che alto. Ecco, i triangoli tendenzialmente equilateri a me non piacciono come vestibilità, li trovo difficili, perché prima che arrivano ad avere un'ampiezza tale da abbracciare con agio le spalle, abbiamo già una punta secondo me troppo lunga sul dietro. Ecco, non li amo tantissimo. Allora, poi passiamo alla preparazione della cake. Anche questo lo facciamo subito. C'è una preparazione della cake? Sì, c'è una preparazione della cake. Perché? Allora, il lino, come altre fibre, cerca di sguisciar via dalle mani. E ce lo troveremo tutto caduto tempo poco. Allora, io consiglio nella lavorazione del linette, e non solo del linette, di affidarsi al capo centrale, che le lollo ci evidenziano, vedete? Questo capino è veramente facile da trovarsi. Allora,
lo posizioniamo dal lato di uscita, che l'abbiamo già brinchiato, poteva essere l'altra parte, brinchiato vuol dire preso, nel mio dialetto spezzino. Prendiamo un gambaletto, se ce l'avete, di quelli belli spessi, con a tanti denari. Vedete, questo è un mio vecchio collant, non so quanti denari, 60, 800, 1200, non lo so. Ne tagliamo una fetta. Cosa serve? Serve per tenere compatta la nostra cape, come in questo caso. Ecco, ho perduto l'uncinetto, vedete? Deve essere, la fetta del nostro collant deve essere abbastanza alta, perché arrotolandosi rischiamo poi di avere comunque fuori dalla protezione la nostra cake. Ce lo protegge dallo sporco, evitiamo di agganciarcelo, tanto succede, guardate, quando abbiamo un capo che non vorremmo agganciare da nessuna parte, la volta che ce lo agganciamo ogni 3x2, e così quando abbiamo delle cake che vorremmo tenere più composte possibile, ci si distruggono. Allora, questo aiuta sia nel trasporto della cake che nella protezione da polvere e da gatti. Io ho un gatto che è tornato ogni tanto all'attacco, si prende con le zampettine tic, 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 che si va a chiappare i miei gomitoli, anche nascosti, se li sceglie, non è che uno vale l'altro, sì. No, lui va e sceglie. Allora, se non avete dei collant di questo peso, guarda, è proprio usato, pulito ovviamente, andateveli a comprare, perché si trovano sulle bancarelle. Non badate alle taglie, cioè prendete delle taglie più piccole, non tanto perché, cioè, non è che poi ce ne troveremo di meno, prendo una taglia grande così ne ho di più, no, noi abbiamo bisogno che sia bella compatta la calza, e prendete anche una S, tanto sono elastiche, ma vi durano di più e meglio faranno il loro lavoro, il loro mestiere, che sarà quello di tenerci ben protette le nostre cose. Le troviamo soprattutto in questa stagione in strasaldo, le trovate, io adesso ho preso questa, ce l'avevo nera, ma prendetevele anche colorate, se dovete proprio sceglierla, prendete un bel colore, non prendete quelle colorazioni da nonne befane, ecco, tipo quei marroncini, prendetevele colorate, possibilmente colori anche gli sparatini, se potete prenderle, insomma, nel colore delle cose che avete maggiormente sotto gli occhi, anche quello fa star bene, magari fa anche sorridere. Allora, quanto ne taglio? Allora, la nostra cake è alta così, vedete, io poso la mia calza, la faccio uscire da una parte di circa 3 cm, dall'altra anche, eccolo qua, e taglio con questa bella forbice da casa di Tiger. Ecco, queste calze poi, certo non i 20 denari, 15 denari, belle, trasparenti, sicuramente che vi durano dalla sera alla mattina proprio, anche in questo caso. Allora, abbiamo, ecco qua, la fuoriuscita del nostro capino, è da questa parte, vedete come tende a spettinarsi, ecco, io me la abbraccio, anzi taglio subito, la tengo ben salda, guardate, tengo ben salda, da questa parte ho il capino, vedete, easy start, non lo so se si chiama così, ma come lo ricordo, da questa parte abbiamo anche, guardate, l'adesivo che blocca il filo esterno, non è sufficiente perché è talmente vivo il lino, proprio per questa sua capacità igroscopica, che vi sembra niente, nell'arco di una giornata ve lo trovate tutto sfatto, ma non perché sia stato fatto male, sia stata fatta male la cake, perché è una caratteristica del lino, e la canapa è uguale. Quindi io mi vado, zac, ecco, mi è caduto anche il pennarello, vado a togliermi, eccolo qua, vedete che si è agganciato, tengo fermo, ok, ma guarda te, ma forse mi è successo, si è impigliato il lino nel... Oh, sapete come si fa? Si va lì e si porta verso l'esterno. Eccolo qua. Olè. Poi lì ci penseremo.
Allora, ecco qui, lo porto un po' lateralmente, tutto quello che si è già un po' scompigliato. Anzi, la metto a pancia in giù. Eccolo qua. Scusate, che è giusto che vediate anche voi. Eccolo qui. Eccola la cake ben vestita. Mi aiuto. Ecco fatto. Ok. Oh, vedete? Se non siete tirchi nel taglio, lui si dispone in questa maniera. Ecco fatto. Se proprio volete fare le precise, potete anche dare una pinzata qua in mezzo, ma sta fermo, eh? Eccolo fatto. Eccolo qui, che noi abbiamo il capino. Ce lo andiamo a prendere da dove sei te? Ecco, ce lo mettiamo. Ok. Ecco fatto. Poi lo possiamo anche posizionare dentro una scatola. Io ho preparato questa, vedete? Ecco qua. E lui è pronto. L'uncinetto ce l'ho pronto, che è quello che mi è caduto. E adesso qua vi saluto e apro e comincio col raccontarvi, col leggere il lavoro con un nuovo vocale video. Ciao, a dopo.